Ciao! Allora, in questo nuovo video volevo farvi vedere un altro episodio del mio decluttering della Makeup Collection. Questa volta si parlerà di prodotti occhi, quindi mascara, matite, ombretti, primer e tutte queste cose. Spero tanto che il video vi piaccia, vi anticipo già che sarà molto soddisfacente per me. Nulla, se vi va seguite il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Allora, per questa nuova puntata decluttering della mia makeup collection, volevo appunto eliminare per bene e tenere solo quello che uso della mia parte, diciamo, occhi e del mio cassetto, insomma, riguardante gli occhi. E ho un bel po' di cosine, quindi direi di cominciare ora. Partirei da questa che ho poche cose. Allora, questo è un cavuchino che non so perché sia qui di H&M, che però butto via perché è terribile, cioè è impossibile da mettere sul viso, nel senso che è proprio, cioè non so se vedete, a parte che ha preso una forma terribile qui, ma è proprio, credo si capisca, proprio ispido, punge, è terribile, quindi diciamo lo butto direttamente perché, anche perché è un po' fastidioso, insomma. Comunque, vedete? No, non si vede. C'era scritto H&M. Quello via. Qui c'è un temperino che tengo, è il mio di Essence e lo tengo perché mi piace molto. Qui ci sono aggeggi più che sia. Qui ci sono queste ciglia finte della Models Own che ho provato ad utilizzare, però le tengo perché giustamente le ho già utilizzate, però non è che mi piacciono molto perché sono molto, non so se vedete, fine e lunghe e non si amalgamavano bene con le mie ciglia, quindi le tengo se per caso, boh, qualche ragione, però sì, non vanno bene per la mia tipologia di ciglia, anche se come ciglia finte ho sentito che sono molto valide, tra l'altro costano un pochino perché costano più di 7 euro a pacchetto. Poi qui c'è questo kit per le sopracciglia, preferisco utilizzare per esempio il Tame & Frame di NYX, però no, mi sa che lo butto anche perché è tanto vecchio, quindi questo lo butto. Poi qui c'è una spugnetta che tengo per qualsiasi eventualità. Era in una cipria forse, comunque la tengo. Piegaciglia che tengo anche se dovrei ricomprare, comunque questo è l'unico che ho per il momento, quindi la tengo. E oddio, questa è la miglior colla per ciglia finte che ho mai provato e la tengo ovviamente. Fra l'altro l'hanno tolta dal mercato proprio l'Essence, no, non si sa perché elimina sempre le cose più fiche dal mercato, comunque la tengo perché la sto centellinando. Questo lo butto, era il mio vecchio temperino. E anche questa la butto, che è una colla che avevo trovato dentro delle ciglia finte, insomma, però non mi piace. Queste le tengo ovviamente però sempre per lo stesso problema delle Models Own, eccole qui, sono tanto fine e tanto lunghe e io non riesco, cioè non vanno bene per la mia tipologia di occhio né di ciglia. Passiamo allo scomparto più grande, diciamo, eccolo qui. Allora, è un cosino di Ikea, tipo qui aveva anche un coperchio, vedete? Ha vari divisori, tipo qui tengo tutti i miei mascara, qui tengo ombretti in crema, ma barra eyeliner, insomma un misto. Qui ombretti in polvere singoli, qui pigmenti, glitter e ombretti in polvere. E qui eyeliner, matite, cose per sopracciglia, tutto misto, infatti vorrei sistemare appunto per quello. Magari da questi tre qui. Allora, partiamo da questo qui. Questo è il mio eyeliner preferito di Kiko, è proprio l'unico che utilizzo in realtà. Ed è il Lasting Gel, non so se si può vedere.
Il Lasting Gel, sì, appunto di Kiko, questo eyeliner qui è fantastico, è l'unico che utilizzo e lo utilizzo spessissimo. Vedete, l'ho anche quasi terminato. Cioè, ci sono ancora un mucchio di applicazioni, però è sulla buona via. E è già la seconda volta che lo ricompro, quindi lo tengo, ovviamente. Poi abbiamo due paint pot della MAC. Eccoli qui. Questi qui sono Indian Wood e Soft Ochre. Come sapete, Soft Ochre è la mia base viso per base viso, sì, base occhio per eccellenza. Vedete, è super consumata. Questa ovviamente la tengo perché mi piace un sacco. E tengo anche Indian Wood perché è un colore particolarissimo. Eccolo qui. Come si può dire? Un marroncino, bronzo, rame, insomma è stupendo. E sì, mi ritrovo ad utilizzarlo come base abbastanza, quindi lo voglio tenere anche perché è costato un botto di soldi, quindi lo teniamo. Poi abbiamo due Color Tattoo di Maybelline, li adoravo. Questi li adoravo davvero. Allora, questo qui è quello che ho utilizzato. Beh, no, li ho utilizzati tutti e due tantissimo. Però non vorrei si fossero seccati. Beh, forse scaldandoli ancora si possono utilizzare. Sì, mi sembra si possano ancora utilizzare, vediamo. Sì, dai, scaldandoli si può fare. Oddio. Non ho portato delle salviettine, fantastico. Quindi questo penso di tenerlo. Sì, dai, lo tengo perché non ho nulla del genere, quindi lo voglio tenere. E tengo anche questo perché è fantastico, però non so se si sarà seccato. Ed è, allora, questo è il Permanent Taupe che andava tantissimo qualche anno fa. È un marrone tortora opacissimo, senza nessun glitter, nessuna perlescenza, niente. E anche questo, forse scaldandolo, si riesce ad utilizzare. Sì. Sì, credo di tenerlo anche lui, che magari, sì, non si sa mai, può sempre essermi utile per qualcosa qui. Poi c'è questo eyeliner che vedo se qualcuno lo vuole, altrimenti lo cestino perché non mi piace. È della Maybelline, si chiama Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Ed è il nero però satinato. Si chiama 07 Black Chrome. E non mi piace assolutamente proprio la formula dell'eyeliner, quindi lo butto. Lo mettiamo lì, poi c'è un ombretto a caso in polvere di Milani che tengo perché mi piace tantissimo e io darei stra una possibilità a questi ombre che sono fantastici. Sì, sono molto validi, anche un po' costosetti. Comunque sono di Milani e questo nello specifico è lo 03 Bella Cappuccino dei Satin Matte, non so se si può notare questo qui, e sì, lo tengo. Poi abbiamo un ombretto mono di Kiko, questo marroncino qui classico, diciamo. Anche questo lo tengo perché sono molto pigmentati e mi piace molto questo. Eccolo qui, è lui. E sì, lo tengo perché fa sempre comodo. Due sempre di Kiko che non mi trovo mai ad utilizzare, cavolo. Questo è questo verde qua, molto riflettente con riflessi azzurri, è veramente bello e da bagnato è stupendo. Infatti questo lo tengo, però do via questo qui. Ah, questo è il numero 213. Però do via il 225 perché non mi piace, non mi trovo mai ad utilizzarlo, che è questo azzurro con riflessi viola, molto bello. Però sì, l'ho utilizzato per un periodo, ora non lo utilizzo più, quindi sì, lo do via, cioè lo regalo.
abbiamo questo colorino qui di Kiko, numero 237, quello degli Infinity, insomma. Ed è questo colorino panna che tengo perché mi trovo ad utilizzare molto spesso per opacizzare, non so se si vede qui, per opacizzare la mia palpebra. È un pelino più scuro del mio incarnato, però insomma lo voglio tenere. Poi abbiamo questo che do via ed è un ombrettino di Sephora, se riesco ad aprirlo. Ok, eccolo qui. Non so di quanto tempo fa, però è un marrone molto scuro, piuttosto cangiante, ma lo do via perché non mi trovo ad utilizzarlo. Credo sia il numero 53, My Little Black Dress, eccolo qui. Questo lo regalo. Anche questo lo, ma penso che lo butterò direttamente, di Glossip. A parte che era terribile, vedete, è pochissimo pigmentato. E poi non mi piace, non mi è mai piaciuto. Ed è, non lo so, se vi interessa, lo 04 Give a Party in Moscow. Comunque lo butto perché anche no. E infine abbiamo quest'altro marroncino della Kiko. Eccolo qua. Molto carino per la piega. Questo lo uso abbastanza spesso e lo voglio tenere. Faccio uno swatchino. Ecco. Sì. No, questo ombrettino di MAC che si chiama Club o Club o Club. Comunque è Club. Eccolo qua, ed è questo marrone duochrome con tantissimi riflessi verdi, si può notare, sì. E questo lo tengo semplicemente perché mi è costato l'ira del signore e semplicemente perché è il mio primo ombrettino MAC. Io ora non ricordo quanto mi sia costato, ma veramente tanto. Cioè, è bellissimo, per carità. Fra l'altro c'è un colore molto simile che ha Wet n Wild, date un'occhiata alle loro palette. Lo tengo perché è carino, è un po' nel suo genere, però non l'ho mai sfruttato più di tanto e non sapevo dell'esistenza dei refill, quindi sì, questa è. Poi abbiamo nel reparto, diciamo, pigmenti eccetera, tutti i miei glitter para pigmentini. Questi sono i miei pigmenti e li tengo tutti perché sono gli unici che ho, diciamo. E prima di Kiko, ed è il numero 11, il secondo è Blue Brown di MAC, che è fantastico, guardate che riflessi. E il terzo è di Essence, numero 17, e non credo ci siano più pigmentini, però erano molto validi, quindi lo tengo, ed è un blu bellissimo. Li tengo tutti. Così come tengo questi glitter di NYX. Questi sono i Copper 04 e sono davvero carini, quindi li tengo. Infine do via questi due ombrettini. Questo è di Wycon, che avevo preso ancora in Sardegna e sarò andata 4 anni fa. Ed è questo blu, è un ombretto cotto, è questo blu cangiante, però non mi trovo ad utilizzarlo. Ed è il 106, era ancora con la J, pensate quanto vecchio è. Mi sa che a questo punto lo butto. Comunque non lo tengo. E non tengo nemmeno questo ombrettino della marca Fashionista, che mi aveva regalato Maquillalia in un ordine che avevo fatto. Avevano messo questo come omaggino ed era un ombretto blu con tutte, vedete, venature azzurre, arancioni eccetera. Non lo tengo perché non mi piace proprio la qualità e insomma non mi trovo ad utilizzarlo, quindi è inutile che stia lì a fare la muffa. Ho trovato in un mobiletto che purtroppo non utilizzo, però voglio cominciare ad utilizzare, anche queste ciglia finte qui della Essence, che tengo perché sono quelle a ciuffetti che possono sempre far comodo, e le metto appunto nel cestino di prima.
E poi ho trovato anche queste, che però butto, perché sono molto fine, molto piccole e molto vecchie, quindi le butto. Infine ho trovato questa polvere, diciamo, di fibre, che però butto perché è vecchissima e non vorrei irritarmi gli occhi. Era di Essence e sì, la buttiamo. Però tengo lo scovolino perché può sempre essere utile, diciamo. Quindi lo metto tra gli aggeggi di prima. Bene, ho sistemato in questo modo. Beh, sono stata anche brava, ho buttato via parecchia roba. Ora passiamo alle matite barra eyeliner barra questa zona qui, insomma. E partiamo dalle due cose che tengo, che sono il Tame & Frame di NYX nella tonalità brunette 03, che è quello che utilizzo per disegnarmi le sopracciglia. Eccolo qui. E tengo anche il Make Me Brow di Essence Gel Mascara. Eccolo qui, sempre nella tonalità, vabbè, 02 Brownie Brows. Comunque, questo qui lo teniamo. E sì, questi due li tengo. Do via invece questo eyeliner di Pupa, che non mi piace assolutamente. Mi piace, cioè il nero è anche nero, ma le linee le fa in modo terribile. Ha un bruttissimo scovolino, in più il prodotto non è che durasse chissà quanto, e comunque dovrebbe asciugarsi matto, se non ricordo male. Comunque lo do via o lo butto, adesso decido. Così come questo di Dior che mi avevano regalato, e Precision Eyeliner nella tonalità. Lo butto perché non, è impossibile farlo scrivere, tipo era un color borgognino strano, però non è molto valido, almeno questo qui, quindi lo butto. Poi butto anche questo Kajal di Debbie, fatto in questo modo, ed era il numero 06 Mermaid Blue, lo terrei solo per il nome. Però sì, non lo utilizzo, non mi trovo mai a utilizzarlo, in più non è di ottima qualità, quindi insomma lo butto o lo do via, insomma. Così come butto questo Kajal di Essence numero 04 White, è durissimo, non potrei mai scrivere dentro alla mia rima interna, anche perché mi accecherei, in più è poco pigmentato e dovrebbe essere un Kajal, ma proprio non mi sembra, quindi questo proprio lo butto. Tengo invece questi matitoni qui di Kiko, li ho adorati, sono Long Lasting Stick Eyeshadow, questo nella tonalità 10, che è un verde super utilizzato ed è molto carino, e lo tengo. Così come tengo questo, che oramai, cioè, è utilizzatissimo, guardate, ne sarà rimasto veramente poco, ed è, scusate, ho fatto tutto fuori fuoco, comunque è utilizzatissimo e ne sarà rimasto molto poco, ed è questa colorazione doratina champagne qui, molto riflettente, che preferisco tenere per l'eventualità. È talmente vecchio che si è cancellato tutto. E questo è sempre un Long Lasting Stick Eyeshadow, però di una nuova collezione. Una nuova. È sempre di qualche tempo fa, però più recente di quelli del numero 28. E questo aveva spopolato perché è un tipo questo colore qua, però opaco. Vedete? E mi piace utilizzarlo magari nella rima interna dell'occhio al posto della matita bianca, così questo lo utilizzo molto e lo tengo, ovvio. Poi tengo anche questo Dazzle Liner di Nabla, che non ho ancora avuto modo di utilizzare, ma è praticamente nuovo, quindi lo tengo, ed è Klimt, quello qui,
quindi sì, lo tengo ovviamente. Questo kajal qui non voglio rischiare con gli occhi, va, lo butto. Questo qui di Kiko mi è sempre piaciuto tanto e credo che lo terrò almeno per finirlo perché è veramente piccolissimo. E quindi lo teniamo, dai, per finirlo. Questo eyeliner qui è di L'Oreal Super Liner Superstar. Ha questo scovolo qui, questa punta. Scusate, vi copro la cicatrice perché è veramente brutta da vedere e non vorrei scandalizzarvi. Comunque, questa è l'intensità, non è uno dei più intensi che ho mai provato, però no, ha una durata pessima, non dura per niente, preferisco mille volte il mio Kiko, questo qua. Però lo tengo nell'eventualità, insomma, preferisco tenerlo anche perché non l'ho preso molto tempo fa, però mi hanno dato una vera e propria ciofeca. Per quanto riguarda la I Love Rock di Essence, era questa matita qua, e l'ho presa molto tempo fa, quindi la butto. Era fantastica, mi piaceva tantissimo, infatti si vede che l'ho strautilizzata, però la butto perché è vecchia. Tengo questa qui marrone di Kiko 301 delle Precision Eye Pencil, che mi piace un sacco e la utilizzo tantissimo, quindi la teniamo. Come utilizzo tantissimo la Velvet Line di Nabla, è la miglior matita nera per gli occhi che ho mai provato, dura un'infinità di tempo e non costa tantissimo, quindi la ricomprerò per sempre e la tengo ovviamente. Butto questo eyeliner qui che non durava una cippa ed è super acquoso, è della marca Artistry, però l'ho preso con, oddio, Amway mi pare. E sì, lo butto perché non mi piace. Invece tengo la Glamorous Eye Pencil, sempre di Kiko, perché è un colore che non ho ed è un grigio antracite glitterato, e lo voglio tenere perché è un colore che non ho e voglio averlo. Tengo anche questa matita di Kiko, la 04. Sono quelle che hanno anche il temperino dietro, e è appunto questo blu particolare, la tengo perché non ho nessun blu essenzialmente, quindi la voglio tenere. In più mi piace tantissimo come durata, come scrivenza dentro l'occhio, è veramente valida questa matita, ma credo fosse di una collezione limitata. E butto via questa di Deborah, che a parte che non scrive più, no, è decisamente andata, ma non mi è mai piaciuta più di tanto. Tengo questo eyeliner perché mi piaceva tanto la formulazione, non mi piace lo scovolino, ma basta prelevarlo con un pennellino fidato e è fantastico. È di Essence, si chiama Liquid Eyeliner Waterproof ed è questo intenso qui. È fantastico, lo tengo, e si asciuga matte se non sbaglio, quindi sì, lo teniamo. E infine butto via questa matita qui che ha di un azzurrino, carta da zucchero, che non userò mai. E sì, l'avevo presa in offerta, ma non scrive dentro l'occhio, non mi piace particolarmente, quindi la do via. E basta, abbiamo svuotato tutta la parte delle matite. Ok, ho tentato di fare una suddivisione, qui le mie matite, qui i miei eyeliner e qui le cose per le sopracciglia. E infine passiamo ai miei mascara, che ne ho un sacco, ma me ne devo liberare. Sono la cosa, forse una delle cose dopo i rossetti e le tinte labbra che acquisto di più. E quindi sì, cominciamo. Questo lo tengo ed è il What Lashes di Debbie, lo adoro, ha un costo irrisorio e una qualità ottima,
Questo è lo scovolino e sì, lo tengo perché mi piace molto. Tengo anche il Lash Princess, però in questa colorazione verde, perché che è il False Lash Effect Mascara di Essence, è fantastico, è il miglior mascara che proverete nella vostra vita. E da questo scovolino, comunque come effetto questi due si somigliano molto, proprio come sì, effetto sulle ciglia, anche se preferisco ancora l'S, questo qua, e spero non lo tolgano di produzione. Comunque continuerò ad acquistarlo sicuramente e lo tengo ovviamente. Tengo anche il mio ultimo acquistino ed è il Sephora Outrageous Curl. Eccolo qui. Lo scovolino è questo microscopico, mi piace molto come mascara, sicuramente la incurva tantissimo e come effetto è veramente stupendo e costa 20 euro questo mascara, forse un po' meno, però è fantastico, quindi lo tengo. Questo lo butto ed è di Essence, The Lash Curler, Volume Curl Mascara, è terribile, non fa niente, quindi lo butto via, è veramente brutto brutto, non fa assolutamente niente alle vostre ciglia. Al massimo, ma nemmeno le pettina. Questo coso in più è tipo mega inutile, quindi lo butto. Tengo Essence Rock and Doll Volume and Eye Opening Mascara. Mi piace tantissimo, credo sia uscito con l'ultima linea permanente. E ha questo scovolone che è, diciamo, tipo il I Love Extreme, però incurvato. Ed è fantastico questo mascara, mi piace tantissimo, quindi lo voglio tenere. Do via barra butto via il Mega Volume Manga Punky, Miss Manga Punky di L'Oreal. Terribile, non per la formula, anche se è molto liquida, ma per lo scovolino. Vedete com'è fatto? Praticamente vi fa le ciglia a ragnetto e non mi piace. Pensavo fosse un'altra cosa, in realtà non mi piace molto, quindi lo butto. Butto anche il ciglia finto di Maybelline perché non fa nulla, cioè praticamente come questo. O comunque lo dovete molto lavorare ed è una roba stressante. Lo scovolino è questo e davvero non fa nulla sulle mie ciglia. In più penso che sia quasi finito. Quindi sì, lo butto e pace. Strano perché di solito i mascara Maybelline sono tra i miei preferiti. Comunque sì, questo è andato. Tengo assolutamente il Masterpiece Transform di Max Factor perché è fantastico. Ha questo scovolino qui particolare e lo tengo perché fa un effetto volumizzante, allungante, meraviglioso sulle mie ciglia. Quindi sì, lo teniamo. Tengo anche il Volume Million de Cils Noir Excess, non so come si chiama, comunque di L'Oreal dovrebbe essere. Di chi sei? Sì, di L'Oreal. Ha questo mascara enorme, cioè scovolino enorme, però mi piace molto l'effetto che dà, anche perché costa un botto di soldi sto mascara qui. Comunque mi piace molto l'effetto che dà e lo tengo volentieri. Infine il Get Big Lashes Volume Curl Mascara di Essence. Questo lo tengo perché non è molto vecchio, non l'ho molto utilizzato, quindi voglio dargli una chance in più, anche se finora non mi ha fatto impazzire proprio. Comunque lo voglio tenere. Ok, ho rimesso a posto tutta la mia makeup collection. Ragazzi, ho dato una vera e propria sfoltita a questa makeup collection, cioè sto dando una vera e propria sfoltita, non me lo sarei mai aspettato da me, però sono molto contenta di come stanno andando le cose, così faccio più spazio per i miei, diciamo, i miei nuovi acquisti. E invece l'altra è
così, insomma, non saprei che ordine darle. Comunque, qui ci sono le ciglia finte, eccetera, e tutto il casino. Beh, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia dato qualche spunto in più su come sistemare la vostra makeup collection. Adoro girare questi video, adoro guardarli, soprattutto sono i video che subito vado a vedere, e quindi spero sia piaciuta anche a voi anche questa puntata. Ho deciso di caricarne magari una alla settimana o una cosa del genere. E nulla, se vi va iscrivetevi al mio canale così mi supportate, insomma, più siamo meglio, eh? Seguitemi su Instagram, trovate il link, il nick in sovraimpressione e tutti i link utili nell'info box. E noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!